Salve ragazzi, qui è Delta in Tot e siamo su Avengers, Marvel's Avengers. Attenzione, stavolta, se notate, i video duricchiano. Quando mi hanno catturato, l'AIM ha confiscato tutte le mie ricerche. Non hanno ancora capito come usare le particelle, ma saranno ben protette. Ok, non ci sono molti accessi per Meridian. Credo sia meglio prendere il controllo di uno dei loro treni Hyper Circuit e raggiungere direttamente il cuore dell'operazione. Posso violare i treni, ma così facendo lascerò esposto al formicaio. L'AIM potrà localizzarci. Dovrete sbrigarvi. Quindi arriviamo in forza e distruggiamo la base. Bene, preferisco l'approccio diretto. Allora, mentre ero infiltrata nell'AIM, non ho mai avuto il permesso di vedere Meridian. Beh, Nat, stai per avere la tua occasione. Vi sto inviando le coordinate dell'ingresso della stazione Hyper Circuit. Andiamo. Allora, qua devo dire una cosa e metto pausa. Oh, eccola qui. Per prima cosa, finalmente usiamo Natasha. Finalmente useremo Black Widow. Sì, perché siamo stati talmente sfortunati che quando ho fatto giocare, l'unico modo che l'ho fatto vedere è quando abbiamo fatto la prova che ha combattuto, però, raga, abbiamo perso là. Vabbè, era un addestramento alla fine. Siamo al Kalanji dell'Uta, dove hanno trovato l'Uta Raptor, raga. Comunque, qui sempre il nord dell'America, giusto? Sì. Pim, è un nome, sì, strano. Uno dice, ma scusa, c'è la Y, si dovrebbe leggere I. Pim, essendo un nome, può essere legge tranquillamente I. Tranquillamente, strano, ma è vero. Il dottor Pim, non Paim, Pim. Sì, è uno di quei casi che si legge in quel modo. Allora, sì, è giusto per, perché quando vi parlai del fatto del suono onomatopeico. Sì, perché ci sono delle parole. Detto questo, che volevo dire? Allora, useremo ovviamente Natasha e i video avete visto che duricchiano. Perché duricchiano? Perché sono quei... il gameplay dura, non è un gameplay che posso fare in 20 minuti, avete notato? C'è un po' di lore, si deve stoppare in determinati punti, momenti. Io vi ho detto, non porto la campagna, però certe missioni le voglio portare, quindi non porterò tutto, ma alcune, poi dopo farò una parte cooperativa in futuro, poi staremo a vedere. Quante basi di ricerca super segrete ha l'AIM? Troppe, ma la Meridian è la più importante di tutte, a parte New York. Madonna. Allora, le mappe sono palesemente le stesse. Questa già l'ho rivista, sta mappa. Ed è qualcosa suo. A parte che questa tuta è bellissima. Meno male col pre-order ho fatto una bella decisione, una bella scelta. Ma non, io non capisco come si può social... come si può cambiare personaggio durante il combattimento, durante la missione? Ma che non si può fare proprio. Ah, vabbè. Comunque bel costume quello che ho scelto per Natasha. Ok, l'unico modo è fare tutto il percorso. Ok, conosco la mappa. Madonna te con questa connessione. Bellissimo. Veramente passano i treni. Nervoso l'idea di usare le particelle PIM sulla tua armatura? È anche intelligente, ma le sue particelle PIM sono a dir poco instabili. Se riuscirà a farle funzionare potrebbe risolvere il problema, quindi speriamo in un miracolo. Lo sapete che vi sento, vero? Oh merda, Nat, l'abbiamo rifatto. Cambia i canali. No. Allora, piccola parentesi. Avete notato come dice parolacce nel caro Tony? Bravo Tony, no? Continua così. Cioè che io vorrei... sarà divertente. La madonna, che è passato. Io là voglio andare. Non stava andando così bene. Sì, voglio andare là prima.
prima di andare in missione, capito? Io sono fatto così. Voglio esplorare. Se disattiviamo i nodi energetici, potremo accedere al bunker di equipaggiamento nei paraggi. Cercate un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. C'è un alleato della resistenza nei guai nelle vicinanze e ha bisogno d'aiuto. Ok, ci togliamo prima tutte le torrette. Così salviamo il tizio lì, che comunque ci facciamo una percentuale. Aia. Da Svidania! Da Svidania, Mede Russia! Vabbè. Tempo scaduto! Sono finiti! No! No, odio quando fanno così! Ora mi avete fatto arrabbiare! Più o meno. Mamma, almenato come ci fosse un domani quello. Bella. È la miseria. Avete una resistenza spaventosa. Basta con questo. Take a po'. Fa caldo qui o sono io? Fa caldo. Che poi io mi scordo sempre che si può fare. Bella. Poi io mi scordo che io con F faccio il colpo. Il colpo quello là potenti, pesanti. Madonna che onda tutto, caro me. Ho sbagliato tasto. Ah, ma c'è qualcuno che sta seguendo? Ciao. Mi sono bloccato. Okay. Bella. No. Aia, ma che od... Madonna. Ah, ma stanno ancora là quelli. No, non c'è. Madonna, quando si teletrasportano, che brutto. E vabbè, però non mi puoi colpire quando sono sto volando. Dai. Volando, saltando, ma mi avete stancato voi. Una bella carica d'energia. Minchia, li ho massacrato. Uno preso. Aia, poveraccio, che dolore. Allora, uno, due, ci dovrebbe stare. Non ti ci toglio di me. Tre. È ora di combattere. Ti so ancora fare. Mi manca uno che non trovo. Cavolo. Ah, non dirmi che sta qui nascosto. No. Abbiamo compagnia. No. No, non è qua. Allora. Ah, eccolo. Uno. Due. Ribadisco, 1, 2. Ok. Oh, e l'altro dove cacchio sta? Aspettate. Vabbè. Oh, non riesco a trovare l'altro. Assurdo. Una granata.
Togliete. Togliti, madonna quanta gente ancora. Ma non morite? Tiè. È ora del riposino! Bella. Guarda lì, è che ero ancora comunque siete una esagerazione, eh? Come fate ancora a stare qui voi? Madonna che combo. Non guardate direttamente nel rancio, bambini. Lol. Ok, però io sto rimanendo male perché io sto perdendo tempo per aprire un cacchio di coso che è là. Aspetta, non dirmi che... No, devo realizzare un attimo dove sta quell'altro. Perché uno sta qui, un altro sta là. Uno, due, tre, qua... Sto cretino però, eh. Il sistema di sicurezza locale si è disattivato. E ho capito, però io non riuscivo a trovarlo, cioè sono un genio del male. Per poi salvare un tizio. Aiutatemi, per favore! Sì. Grazie, Avengers. Ha funzionato. Dio usi i suoi poteri. Ora sei al sicuro. Beh. Abbiamo salvato a uno. Peccato che non posso scassare il... vedete, non posso sfondare questo. Ancora qua siete voi. È ora di combattere. Ancora? Ah, quindi voi spottate. Ok, allora vi spiego. Ora si spiega tutto. Madonna, che cazzottate. Beh, si sono fatti. Beh, più o meno. Poveraccia. Ancora? Madonna, mentre si teletrasportava, bellissimo. Tiè. Madonna, come le massacra però, eh. Davvero niente male. Ok, mo possiamo andare per di qua. Ripeto, se avete notato, non possiamo scassare quella porta che ci sta uno screen. Dai, siamo riusciti a scassare tutto. Madonna quanta gente. Dove sta? Ma co... What? Sta buona, madonna, fai male. Poverino, l'abbiamo massacrati. Vabbè. Bella. Le cazzottate. Bene. Dai, dobbiamo andare per di qua. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, sì. Ce la possiamo fare.
Ecco la stazione Hyper Circuit. È protetta da un campo di forza. Distruggete la fonte energetica del campo e io violerò il loro sistema per chiamare un treno. Ricevuto. Buonanotte, tesoro! Sono finiti. Abbiamo compagnia. Avevate compagnia, li abbiamo massacrati. La torretta, ok. Bel lavoro. Sembra che abbiamo finito per ora. Scusate che sono talmente concentrato a devastare, perché le torrette sono sempre state un bel problema. Ah, dovevo distruggerlo, ok. Oh merda, questo non è bene. Questo non mi rassicura affatto. Sto incontrando dei fireball notevoli, mi servirà più tempo. Ci penso io, tu portaci su quel treno. Uno catturato! Finora ci sono andata piano. Non so se avete notato, ma sono molto aggressiva con questo personaggio. Cioè, sono molto aggressivo, però in sé. Comunque Black Widow è inquietantissimo. È un personaggio che spacca troppo. Madonna, guardate che potenza! Mamma mia! Tempo scaduto! Cioè, mo ditemi voi che razza di potenza che tiene. Mi sono autocurato. Poi pam pam. No, non ci prova. Pom. Oh, e lei è debole, la devo ancora la sto livellando come non ci fosse un dubbio. No, ho preso! Aia! Fatto malissimo! Madonna che massacro, ragazzi! Hulkbuster! Non ci prova proprio. Si stava a curare, aia. Ok, sono dentro. Il treno è pronto, ma l'intera struttura è in allerta. Ce la caveremo. Ciu ciu! Tutti a bordo! Stai impazzendo? Ok, dove dobbiamo andare? Ah, dove c'è il treno? Che non è qui l'ingresso. Ok. Forse allora qui dobbiamo andare. Ditemi solo dove è l'ingresso. Ah, ok. Ho dato l'ingresso. Sì, intanto in tutto ciò, non so se l'avete notato, ma stiamo livellando a sto personaggio come ci fosse un domani. Bene, continuiamo qui. Vedete, mo devo fare... questo... mamma mia. Buono, questo sarebbe potenziamento carta mosse eroiche. Permette di... vabbè... di avere un secondo da... vabbè, ottimo. Ah, quindi può sparare due volte, ottimo, ottimo. No, vabbè, ottimo. Sì, io sto potenziando il più possibile questi personaggi.
Vedete quanto dura una missione? Madonna. Accesso di sicurezza confermato, dottoressa Belova. Salga pure. Belova? Uno dei miei vecchi alias. Sì, lei si fa 3.000 personaggi. Maledizione! Ci sono delle unità IM vicino al formicaio. Ci serve quel campione di particelle. Potremmo essere a corto di tempo, Hank. Non ancora! Ci siamo quasi. Prendiamo quello per cui siamo venuti. Ok, dove si esce? Di qua? Ecco Meridian. Accidenti! Gli operai IM si sono dati da fare. Rilevo una traccia di particelle PIM nelle profondità della base. Aggiorno l'interfaccia. È per questo che ti amo, Jarvis. No, ma come siete dolci. Maledizione! Avengers, abbiamo un problema. Sembra che l'IM abbia tracciato il mio hacking nei loro sistemi. Ricevo rapporti d'allerta dal perimetro del formicaio. Trovate quel campione di particelle e tornate qui al più presto. Anche se dovessimo trovarlo, non so se riusciremo a tornare in tempo. Aspetta, credo di avere un modo per riportarvi qui. C'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. Sì, lo so, trovato. Sì. No, aspetta, c'è quell'altro che è bloccato. No, volevo... si sono fatti valere. Uno catturato. Siamo a due, vorresti dire. Ah, ma c'è un altro ancora lì sotto. Ah, dimmelo. Mi mancava l'uniraggio. Attirateli. Vabbè. Oh, sali. No. Raga, sono rimasto bloccato come nell'Omega. Vabbè, ok, grazie. Chiunque ti abbia addestrato dovrebbe vergognarsi. Ti ha che cosa? Ti ha ingannato. Madonna. Comunque è stato un bene a caso, ma è stato un bene che mi ha colpito quello là. Bene, ma andiamo a pensare a... Ah, ci sta un coso... Ciao. È ora del riposino? Beh, più o meno. Madonna, quanta gente. Mi hanno sconfitto. Male. Oh, è finita? Sì, dobbiamo andarci, dobbiamo pensare ad altre... Oh, dobbiamo salvare uno della resistenza. Ole! Boh!
Non dureresti un giorno nella stanza rossa. Questo fa male. Finora ci sono andata piano. Perché sono da sola, guarda, guarda, guarda. Cioè, da sola in senso. Non è stata una massa sacra. Vedete com'è pericoloso. Tempo scaduto. Ole, mamma mia, quanto sei forte. Oh, ma dove sei? Ah, ma sei qui dentro, diccelo. Non avevo capito che eri qui dentro, allora un motivo in più da... Sì, 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 ti stiamo dando una mano, aspetta, aspetta. Ah. Mamma mia, quant'ansia. Oddio, quei cosi! Quanti ne sono? No, raga, ma che cosa avete combinato? Mi avete portato tutta armata contro. E là dobbiamo giocare sul... dobbiamo giocare... Raga, troppi nemici, dobbiamo giocare... sul... Una bella carica d'energia! Allora, prima togliamo di mezzo tutta quella brutta gente che usa i teletrasporti per prima cosa. Oh, proprio c'è ignorato. È ora di fare sul serio! Raga, sono due ragni giganti. Hulkbuster, fai qualcosa. Ho detto di fare qualcosa, ma non di... Dai, questo è tosto, qua c'è schiena. Ah, c'è una torretta lì. Ah no, è della... Ragazzi, a terra! Ho notato. No, la torretta. Oh, basta queste torrette. Chiudiamo tutto. Aia, no, mi ha fregato. Mi ha fregato tantissimo. No, la torretta mi ha fottuto. Non avevo visto la torretta. Non avevo visto le torrette. Sono bastarde meschine. Ecco Meridian. Accidenti. Gli operai AIM si sono dati da fare. Rilevo una traccia di particelle PIM nelle profondità della base. Aggiorno l'interfaccia. È per questo che ti amo, Jarvis. No, ma come siete dolci. Madonna, quanti ne sono? Avengers, abbiamo un problema. Sembra che l'AIM abbia tracciato il mio hacking nei loro sistemi. Ricevo rapporti d'allerta dal perimetro del formicaio. Trovate quel campione di particelle e tornate qui al più presto. Va bene, aspettate. Non so se riusciremo a tornare in tempo. Aspetta, credo di avere un modo per riportarvi qui. Va bene, però tu sei una rottura di... Guarda, il problema sono quelli che sparano. Guarda, guarda come carico il colpo, guarda come carico il colpo. Ti seguono pure il... Ma... Sì, vabbè, aspetta, no, aspetta, aspetta, aspetta. Non siamo in una buona posizione. E poi ribadisco come fanno la gente a giocare dopo e finire... Come succede? Come? Chi è stato? Aiutatemi, per favore! No, io l'avevo salvata a questo, vabbè. Oh mio Dio, quanta gente brutta! Non scoccia. Prega di mezzo quello.
Forse effettivamente non lo dovevo fare. Vabbè, sì, ce la posso fare, dai. Ce la posso fare. Ho capito, ma io già ti ho salvata. Ma non rompere. Sì, sì, continua un altro po' e t'ammazzo. Ora ce ne possiamo andare. Eccolo qui. C'è qualcosa che mi individua di brutto? Attacco di cuore! Alla prossima! Allora è vero che è morto! L'hai voluto tu! Non è stata una mossa santa! Guardate, 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 guardate come sono pericoloso. Sei spazzato. Bella. Ah, non avevo capito. La mano. Sony a terra. Uno cattura. Stai bene. Grazie per avermi coperto. Mi mancava l'uniraggio! Vediamo se riusciamo a sconfiggere la donna. Che macello! Madonna, devi levarti dai... Oh, levati! Che raggio brutto, che cosa... Ah, ecco chi è stato! Ho visto un raggio brutto alla... Madonna. Li faremo fuori. Bellissimo, avete visto? Quindi tra... posso fare le combo due o tre personaggi. Più che altro due, però... Guarda lì quante torrette. Però mi sono tolto il pensiero. Madonna. Ne ho visto uno in lontananza brutto. Ok, vi mando Tio, uno dei miei agenti. Teletrasporterà voi e il campione di particelle qui al formicaio. Teletrasporto? Oh, sarà interessante. Vi prego, sbrigatevi prima che sia tardi. Bello. Non so se state notando quello che stiamo facendo, ma non è facile quello che stiamo combinando. Stiamo togliendo di mezzo i due. Siamo riusciti a togliere in mezzo almeno a due di quelli. Ok. Mamma mia. Che macello. Raga, voi non avete idea di quello che sto combinando, ma. Mamma mia, che potenza! Oh, comunque sta vedova nera è pericolosissima. La voglio come fidanzata, ma assolutamente. Così a caso l'ho preso, scusami. Ero concentrato su quello grosso. Ecco. Grazie tante. Boom. Ah, ora la soddisfazione. Levatevi. Ma segreta?
Dopo l'arma segreta, Tony. O fa tutto io che è Hulkbuster, eh? Non voglio essere cattivo. Tiè. Olè. Pammele. Eccotela. Non guardare ora. Cioè loro non mi vedono, capito? Questo è il bello di stabilità. Che è successo? Sono finito a caso, madonna. Buonanotte! Raga, toglietemi di mezzo quella... Sentite un po'. Oh, grazie. No! Ce l'ho fatta, tiè. Tu mi hai rotto le scatole, fra tutti quanti tu potevi benissimo... Oh, mamma mia, pesante. Allora, ce l'abbiamo fatta? Abbiamo la particella, Doc. Hank, maledizione, Pim, dov'è il tuo agente? Dovrebbe essere lì. Lì dove? Avengers, presto! Ah, a te! Particelle Pim. Riportaci al formicaio, hanno bisogno di noi. Siete richiesti in prima linea. Ah, figurate. Potrebbe essere un viaggio movimentato. Ah, grazie. Consegnerò le particelle al dottor Pim. Che cos'è questo posto? Ehi, amico della Resistenza, ti spiace spiegarci? Ah, siamo in un rifugio vicino al formicaio. Non mi sembra molto sicuro. Avengers, andate a guadagnare tempo! Che cavolo sta succedendo? Voi tenete occupata quella cosa! Io vi raggiungerò appena posso! Quella cosa? Non promette bene. D'accordo! Sono arrivati gli Avengers! Andiamo! Madonna che massacro! Va benissimo! Non ditemi che dobbiamo affrontare... Attenti agli occhi, gente! Nemico a terra! Raga, però è un macello comunque, eh. Devo fare un attimo una cosa. Per tutta abilità, adesso, dopo aver fatto tutta sta cosa, dobbiamo, secondo me... questa è la cosa migliore. Uno. Sì, così abbiamo anche qualcosa come armamento. Ecco, abbiamo al massimo qui, quindi dobbiamo vendere un po'. E vedere cosa ci conviene o non. Se tutto, tutto F. Vendiamo, boom. Guarda che buono ci danno i materiali. Questa è una cosa strafortunata. Però questo sarebbe pure buono perché... vabbè, danni elettrici però. Niente di eccezionale. Vabbè, intanto facciamo così. Poi... Sì, vabbè. Allora, io prenderei solo questi immediatamente. Gli attacchi di distanza col colpo di pistola infliggo danni criogenici. Bellissimo, congelamento. Oh, questo è una bella cosa. Questo invece cosa fa? Gli attacchi a distanza col primo momento infliggo danni gamma. Però danni gamma è buono. Però avendo già quella corpo a corpo come danni gamma, questo sarebbe meglio.
non per qualcosa, ma è nettamente superiore. Quindi vendiamo. Eh sì, perché i viola sono quelli più importanti e epici, e hanno più valori d'attacco, queste cose voi lo sapete. Attacco, difesa. Oh. È inutile dirle, abbiamo già. Usiamo questo. Uno direbbe, però questo l'ho potenziato, questo invece non l'ho potenziato, lo devo potenziare. Poi c'è questo, però no, meglio avere questo, c'è sempre una cosa di probabilità. Quindi, ok. Oh, guardate come la potenziamo qui presente. Gli cambiamo la skin, che ne dite? Se no uno dice che abbiamo sempre tutte la stessa skin. Infatti noi cambiamo pure l'aspetto estetico e gli mettiamo quello là del gioco attualmente che dovremmo usare. Vedete, noi abbiamo questo qua abbiamo, vedete? Lo faccio vedere in anteprima. Vedete? Non è malvagio, però preferite questa o questa? Cioè, lei è l'originale classica. Cioè, io me la terrei. Però rimaniamo con questa. Un'altra skin che voglio sbloccare è questa qui, ve la faccio vedere, che è quella là che abbiamo provato nella beta. Vedete? Da sbloccare assolutamente, che pure è bella. E poi c'è la versione, raga, questa è fantastica, da poliziotto. Anzi, agente Shield vero e proprio. Questa è bellissima, anni 70, anni 30, stile anni 30, guardate che bello, mi piace troppo. Vabbè, poi è inutile dire che ci sta poi quest'ultima, questa qua è l'Automate, che non mi piace, ma molti lo prendo, ma mi fa un po' schifo, a me personalmente. E poi niente, queste sono le skin sue. Va bene, poi andiamo su equipaggiamento, perché dobbiamo vedere se... Ok, dobbiamo fare una cosa intelligente, furba. Il potenziamento qua, potenziamo, guarda che se aumentiamo drasticamente, mamma mia, non avete capito nulla, qua lo potenziamo da far schifo, il perdono, sì, decisamente da far schifo proprio, raga, se continuiamo di sto passo questo diventa è più forte di tutti, potenza 29 è ottimo. Fra tutti gli altri è la più forte. Oh, questo sì che fa male adesso. Beh, ma avete visto come... Vedete che perché non mi piace? I capelli troppo corti. I capelli rossi mi piacciono di più. È un boss fight comunque qua c'è, se vede. Poi ha detto fermate quella cosa. Si mette male. La macchina dell'AIM arriverà nel giro di pochi minuti. Allora facciamola fuori. E come lo facciamo fuori? Me lo spieghi? Madonna. È molto bellico, eh. Ha un punto debole, no? Ah! Ah, sei ripreso. Che cacchio è? Colpite le prese d'aria sulle gambe. Ottimo lavoro. Deve far male. Tanti saluti. Però l'intelligenza artificiale ce l'ha. Poi pure io è una mia rimera. Si sta impennando. E quindi. Ah! Ok! Mi è piaciuta! Ah, e quindi. Sono cretino io, bro. Ora,
Mirate all'occhio. Perché ha un occhio questo coso? Allora è vero che è morto. Madonna, madonna, non gli abbiamo fatto nulla. Però attacca, raga, attaccate. Attenzione, sta tornando online. È un insetto gigante, per esempio, è vero. Oh, ho fatto bene a scaricare la munizione di... Madonna. No, no, no. L'avevo capito. Le prese d'aria laterali si stanno surriscaldando. Colpitele. Il trucco è stare da sotto perché non ci piglia. Sì, però la mira mia poi è schifosa comunque. Attenzione, si sta impennando. Hai qualcosa nell'occhio? Io non capisco dove dobbiamo andare a attaccare. Ah, ok, ora ho capito. Vedete dove c'è sta quella cosa lì, ok. Aia, però la mira ce l'ha buono però contro di me, eh. Ah, vedi dove dice di attaccare. È la vostra occasione. Concentratevi sull'occhio. Grazie, che ce l'hai detto. Tempo scaduto. Allora è vero che voglio. Si è incazzato. Comunque, che cosa sei? Sei un insetto gigante. Mi ricorda molto gli insetti. Comunque questo boss fight nessuno ne parla. Questo è un boss fight. Le prese d'aria sono di nuovo vulnerabili. Oh, muoviti. Ehi! È la miseria. Ah, dobbiamo attaccare tutti i lati, mo, madonna. Ah, cavolo. Ma dai, non può essere, non può essere! Dai che ce la stiamo riuscendo. Ah, dobbiamo distruggere pure quei cosi là! Ah, non l'avevo capito. Allora distruggiamoli. Madonna, devi stare fermo! Comunque è tosto. Attenzione, si sta impennando. Ho capito. Ma non puoi attaccare solo me però. Scusami, io ti voglio bene però. Ma non è vero, ti devo distruggere male male male.
Azzo si è spostato dietro di me, mi sta poi ignorando. Sì, però nessuno parla di sto boss fight, scusatemi. Nessuno ha mai parlato di questo boss fight. Mamma mia. Devo sempre darti questi boss fight, perché non è che sono difficili da fare, eh. Semplicemente sono lunghi da distruggere. Ma dai, io non riesco a... Ma dai, solo uno è rimasto. Adesso via. È di nuovo a terra. Colpite l'occhio. Ho capito, ma l'occhio... Ma no. Deve far male. Muoviti. Una bella carica d'energia. Potrebbe far male. Bellissima. Pensavo abominio, lo sapete? Invece abbiamo distrutto un veicolo, una bestia del genere. Wow. È andata benissimo. Leccati questo, IM! Signore, rilevo grosse tracce di teletrasporto. Accidenti! Ancora! Hank, devi evacuare il formicaio, subito! Non credo proprio. Hank, non mi sembra pronto. E dai, Tony, rilassati un po'. Incredibile, ha funzionato! Congratulazioni, dottor Kim. La resistenza ha una nuova arma notevole. Sono quasi carini quando sono piccoli. Mi è piaciuta. Grazie, ragazzi. Vi devo un favore. Mi è piaciuto tantissimo sta quello che è successo. Cioè, era tutto figo, viene trasformato in un insettunco. Grazie per il vostro aiuto. Geniale. Farò portare le particelle PIM che vi servono alla chimera. Grazie, Doc. So che non serve a niente, ma lo dico lo stesso. Fate attenzione. Farò del mio meglio. Allora, ci è arrivato roba nuova. Vediamo un po'. Raga, l'ho potenziato di 1, però questa è di 32, raga. Automaticamente passo al potenza 30, raga, di potenza 30. Boh, fatto. La soddisfazione. Non c'è niente. Wow, posso potenziarla ancora. Questo lo devo poi potenziare. Questo è al massimo. Sì, sto guardando. Ok, raga. Ah, ma io ho sbloccato qualcosa. Ho ricevuto finalmente 100 crediti alla buona anima. Però se tutto va bene sbloccheremo almeno una nuova skin. Perché guardate, tra 8 minuti queste le abbiamo fatte, quindi vuol dire che prossimamente dobbiamo usarla. Ok. Dai, spero che il video vi sia piaciuto, perché mi è piaciuto a me, eh? Anzi, faccio così, andiamo con... Madonna, il collo, smettila di spezzarti il collo con le animazioni. Sta buona. Allora, dobbiamo andare... qua. E continuare... il più 2, cioè madonna, però dobbiamo cambiare personaggio, raga. Vabbè, mo vediamo con la missione qui. È Iron Man, infatti. Tabella personaggio, vediamo un po'. Non abbiamo fatto nulla, tra 27 minuti non abbiamo fatto nulla dai percentuali di questo, vedete? Poco, quindi dobbiamo giocarci un po'. Abbiamo l'obbligo. Ah, però possiamo
Però dobbiamo fare un po' di questo, non abbiamo messo quasi nulla. Vede, difesa, ok, attività impulso. Mi servirebbe. No, ma dai! Le particelle che il dottor Pym ti aveva promesso. Buona fortuna, Iron Man. Grazie, ne avrò bisogno. Quindi, cos'è esattamente questo Starburst? Raggiungimi nel laboratorio tecnico, ragazza, e potrai vederlo di persona. Allora, per prima cosa, stavo facendo una cosa importantissima. Abilità. Ho detto abilità. Oh. Dobbiamo fare... dobbiamo fare questo. Assolutamente. Eh sì, perché il nostro... specializzazione Hulkbuster, mossa eroica suprema. Una volta sbloccato scegli una delle specializzazioni. Ok, vabbè. Poi equipaggiamento. Sì, devo vedere se devo livellare qualcosa. Qua c'è da livellare un bel po'. Allora, vedete, poi Iron Man poi inizia a essere anche lui potenza 29, vedete che poi iniziano a essere tutti dei cazzoni. Bene, cazzoni vabbè, nel senso che... Madonna, la testa! Ok, Toscana. Ti attende una missione difficile, Tony. Per ora ho avuto solo un attacco di panico. Credo che sia tutto tarato alla perfezione. Credi? Scusa, mi è uscita male. Quello che volevo dire è... andrà tutto bene. Grazie per esserti preoccupata. Va bene. Madonna, però che casino. Buona fortuna, Tony. Grazie, Nat. Non posso credere che stiamo per farlo. Tra parentesi, grazie per aver ricontrollato il progetto. Figurati, non vorrei mai vederti in cielo. Abbiamo leggermente rotto quella parte, noi abbiamo combattuto e litigato. Vediamo se questo... È arrivata la cavalleria. Ecco quello che sappiamo. Speriamo sia abbastanza. Sapevo che potevamo contare su di te. Eccellente. Queste sono quelle missioni giornaliere. Ottimo lavoro. Continua così e prima o poi tornerò a dormire. Sì, sì. Io non le sto facendo neanche quelle missioni. Sono... Vediamo un po' le riparazioni della situazione qua, che abbiamo fatto un po' dei danni. Allora, ma noi dove dobbiamo andare in tutto ciò? Ah, sì, adesso mi ricordo. Vabbè. Abbiamo fatto un po' di danni, ci sono stati, Già. Tutti i test precedenti sono finiti male. Ma con questo nuovo acceleratore miniaturizzato ho una possibilità. Dimmelo che devo fare. Non ho... No, sembra incredibile. Perché lo è? Un progetto da 1,4 miliardi di dollari. Potrò anche incenerirmi durante il decollo, ma lo farò con stile. Cosa? Di cosa? Cosa? Andiamo a suicidarci, vero? Di... Piove sul bagnato. Non possiamo più aspettare. Tony, ho caricato della musica per darti la carica.
Non preoccuparti, non è mia. Ce la puoi fare. Ti ringrazio. Ok. 3, 2, 1. ACDC, ACDC. Per favore, ACDC. Mettiamoci di ACDC. Lo sentite? Dai, forza! Scenda! La musica di Iron Maiden, hanno messo, bellissima! Ma non ho capito come funziona, aspetta! Muove il mouse... Stai per finire in mezzo alla tempesta, Tony! Lo vedo, ragazza, ma ormai non si torna indietro! Dai, forza! A destra! Ah, ora ho capito! Devo mantenere... la direzione. Accidenti! La tempesta mi ha distrutto il sistema. Kamala! Jarvis, ci siete? Ragazzi, il mio sistema mi sta abbandonando! Jarvis! Kamala! Comunque parte la musica degli Iron Maiden, non so se, se. Non si è sentito perché è meno male, perché è copyright, eh! Però c'è la soundtrack di. No! No! Tasto sbagliato. C'è mancato poco. Oh merda. Ma dai. Iron Man, hai qualche problema? Madonna, come ti sei con... Bellissimo comunque. Atterraggio perfetto. Ok. Maledizione. I repulsori hanno poca energia. Speriamo che questo posto non sia pieno di guardie. Mi sorprende che funzionino ancora dopo aver scardinato la porta. Comunque il fatto che, non so se avete sentito sottotitolato, la musica degli Iron Maiden. L'applauso per questo, peccato che ovviamente che non avete sentito, perché giustamente copyright. Però, perché la musica io l'ho abbassata, sennò si sentiva in tutto il viaggio. Madonna che casino che c'è qua. Bello il fatto che devi esplorare comunque. Non è il classico gioco Avengers, Marvel o comunque dove tu devi distruggere tutto, devi combattere per forza per andare avanti. No, non necessariamente. Un cubo, ok. Ok, l'avevo capito, però voglio vedere anche un'altra cosa. Madonna. Dai, apriamo, vediamo cosa c'è qui dentro. Oh, ottimo. Ma che abbiamo scoperto qualcosa, vediamo se qua c'è qualcosa di interessante. È la Madonna, che è la... vabbè. Vediamo un po' come che succede qua. Ok, vediamo cosa c'è qui. Aspetta un attimo. Non ha alcun senso. Formula rigenerativa. Spiegherebbe la testa enorme di Tarton. È la sua fonte. Probabilmente qualche povero inumano. Ok.
Troviamo quella porta. Che ci vuole? Salvo l'inumano. Niente più formula rigenerativa, niente più adattoidi. Feste e batti il 5 per tutti. Immaginate che è Capitan America, raga. Immaginate che è Capitan America, madonna. Perché lui ha un po' il coso rigenerativo, come DNA. Il super soldato. C'è nessuno in casa? Cos'è? Coperto di polvere spaziale. Non passa molta gente. Oh, vediamo un po'. Ma si può solo salire. Apriamo questa porta senza... Io ho la sensazione che, raga, che è Capitan America. Capitan America è bloccato. Guarda, me lo sento proprio. Non so perché, ma me lo sento. Bene. Dopo aver fatto un po' di apertura e chiusura... Ah, ehi, intende me. Se le guardie robot non si sono svegliate così, dubito che lo faranno. Comunque, buonanotte. Parte che armatura figa, raga, mamma mia, bella. Allora, vorrei vedere, non credo... Ah, posso potenziare qualcosa? Ok. Potenziare. No, comunque è una figata. Bene, andiamo. Mizzica, si scende. Non posso né scendere e né salire, né scendere e né salire. Ah, chi se ne... Oh. Ok. Distruggendo la camera stagna non ho risvegliato i cani da guardia. Forse sono programmati per tenere qualcosa dentro, non fuori. Effettivamente. Madonna, siamo tutto un luogo così chiuso, Madonna. Ecco fatto. Comunque avete visto comunque alla fine com'è il gioco, se tu fai, se si fa la mappa, le missioni principali, qualcuna così, effettivamente c'è una variazione di gaming che è abbastanza sfiziosa. Ma vediamo questo, chi è quello che... No, è ora di... Io so sicuro, raga, che è Capitan America. Oh, no. Non è affatto inquietante. Oh, mio Dio. Dimmi che sei vivo. Steve! Oh mio Dio, sei vivo. Tony, aspetta. Che cos'è questa roba? Dove mi trovo? Tony, mi stai abbracciando. Cosa? No. Non volevo che cadessi. E allora perché non mi lasci?
Beh, io... pensavamo che... Cioè, io pensavo che... Bentornato, Cap. Sono un po' confuso. Sì, forza. Usciamo da qui, dai. Ehi, aspetta. Tarleton. È sopravvissuto. Tarleton? Ma che importa? Era troppo vicino all'esplosione. È sopravvissuto, grazie a te, a quanto pare. E a Monica, se vogliamo credere ai telegiornali. Non ha alcun senso. Ok, preso. L'evacuazione. Tutte quelle persone. Sì, poi ti racconto. Riesci a camminare? Sì. Ok. Sto bene. Andiamo. Ecco il cap che ricordo. Forza. Ok. Qual è il piano? Dobbiamo trovare una capsula di salvataggio e metterci in salvo. Stai improvvisando, vero? Sì. Io non pensavo che sarei arrivato fino a qui. Rassicurante. Comunque, madonna, il riflesso, la differenza, guarda, mamma mia. No, l'animazione è bruttissima. Vabbè. Ma, mamma mia, fatemi vedere un attimo qualcosa. Equipaggiamento pari a zero. Ah, grazie, almeno questo. Tiè, prego. Obiettivi, ok, mettiamolo giusto per elementi. Oh, Captain America, vediamo un po' le skin. Oh, bella questa. Questo è un riferimento a Avengers, nel film di Avengers proprio. Poi mi sembra che questo è del gioco, giusto? No, non è questo, ho detto una cosa. Qual è quello del gioco? Qua sotto, scusate. Ecco, sì, più o meno questo. Poi abbiamo la versione... questa, che cacchio è? Oh mio Dio, inquietantissimo. No, non è inquietante, è strano. Vabbè, questa, ok. Ah, questa cosa, fatemi vedere questa versione qui. Madonna, ho super corazzato. Madonna. Ah, e poi giustamente i colori alternativi della... vabbè. Ah, bella questa. Questo è un riferimento invece a Civil War. Sì, perché ha lo stemma qui davanti. Vabbè, poi c'è la skin questa qui. È bella. Oddio, l'hanno messa sul serio, bellissima questa. Qui davanti, sì, la sua skin bella, l'hanno messa. Poi vi spiego. Poi, vabbè, bella anche questa. Vabbè, i costumi sono belli, però non si batte questo, raga. Non si batte questo della dedicata alla Seconda Guerra Mondiale. Infatti gli metterò sta skin. Però non posso usarla fino a quando non sblocco il personaggio, quindi andiamo. Madonna, che animazione bruttina, però, eh? Si sta riprendendo, sì. Vedete? Tony, dove sono gli altri? Dove siamo? Oh, beh, nello spazio. Mio Dio. Bello. Non stavi scherzando? No. Guarda, che culo. Non l'avevo visto. L'ho immaginato. Madonna. Vuoi andare in bicicletta? È tutta in discesa. Pronto a saltare? Potevo saltare io. Tony, che succede? È una lunga storia. Per quanto tempo sono stato... Oh, bravo. 5 anni. Per i tuoi standard è solo un sonnellino. Inizio a credere che qualcuno mi riferisca congelato. Inizi già a fare battute. Banali.
Ma questo è normale per te. Ok. Lo so, però se mi hai fatto mettere così vuol dire che dobbiamo combattere, sicuro. Capitano Rogers. Che cos'è? Quanta fretta di andartene. Monica, quanto te! Voglio fare una cosa, guarda. No, aspetta. Oh. Ecco qui, guardate qua. Mo mi metto a fare una bella foto. Tiè. Oh. Non credo che il tuo amico Tarleton fosse entusiasta di usare il sangue di un supereroe per rimpiazzare i supereroi. Lui non si occupa dei dettagli. Interrompete ciò che state facendo, subito. Aspetta un attimo. Sorge non sa niente di tutto questo, vero? E non lo saprà mai. Sequenza di autodistruzione avviata. Oh, l'abbiamo fatta arrabbiare. Lama. Ti sto lavorando! Ok, fatto! Andiamo! Che diavolo! Non fare caso ai robotas... Presto! Aprila! Ci sto provando! Se ne morto ne hai di pretese! Mi è piaciuta! No, neanche il mio scudo, quindi a posto. Perché non l'hai fatto subito? Oh, non riesco a schiva. Senti, hai rotto il cap. Che ho. Prendi l'altro lato. Siamo quasi. Corri! Abbiamo compagnia. Non c'è tempo per combattere. Andiamo. È la Madonna. Ah, maledizione. Aia. Attento al vetro, Cap! Non può sostenere il tuo peso! Mi stai dicendo che io sono grasso? Questo mi stai dicendo? Mamma mia! Però questi... Ho capito, però sti tagli... Sti cose così, però è bruttissimo! No! Ma dai, ho fatto un errore... No, non è che un errore stupido, dai! Da. Da. Che errore brutto. Siamo quasi, Cap. Vedi che si muove. Tabono te. Ma perché non ho saltato? Devo saltare due volte per forza. Che palle. Oh. Sì, poi mi sono pure distratto che stavo leggendo un messaggio. Ma è arrivato. Mannaggia a me. Sta duricchia. Sta duricchia più del previsto. Ma il fatto che, che ho beccato Capitano America. C'è sta. Non me lagga ora. Ah, ecco. Guarda, era così. Forza! Era così. No, ma guadagno un po' di tempo. Ovviamente, tiè, lancia. Mi manca quel poco così per. Parliamo. Abbiamo perso i motori, Tony! Forza, sì, ci siamo, merda! Merda, tutte parolacce, oh, Tony, sta buono! Che è ste parolacce? Mi scusi! Cazzo! Cazzo, no, no, no! Comunque la gente si lamenta sul doppiaggio, non c'è sta queste parole. Beh, la buona notizia è che non moriremo in una palla infuocata. E quella cattiva? Credo che moriremo soffocati prima. Lo adoro, lo adoro. Almeno c'è una bella vista. Eh sì. Ci eravamo quasi.
Visto che stiamo per morire, qualcuno ha un'ultima confessione? Le tue battute, non riesco a capirle. Oh, lo so, ho letto il tuo diario. Perché hai distrutto il reattore? Sono morti in tanti. Tony, c'era qualcosa sepolto sotto la baia. Era collegato al reattore e saliva verso la superficie. Il terremoto? Dovevo intervenire. La faglia di Sant'Andrea sarebbe esplosa. L'oceano avrebbe inghiottito la città e fatto una strage. Non ho mai dubitato di te. Non dovevo sentirtelo dire. Che diavolo è quello? Bene, guarda chi c'è. Devo sempre risolvere tutto io? Non mi aspetto niente di meno dal dio del tuono. Ciao, Thor. Bentornato, Captain. Vabbè, lui con la mano muovo accompagno. Questa era la tua formula rigenerativa. George. Da quanto tempo sono la tua cavia? Sapevo avresti reagito così. Preferiresti morire che farti aiutare da loro. Mi fidavo di te. Ti ho salvato la vita. Tu puoi controllare le macchine con la mente. Pensa a tutte le... Mi hai infettato con il suo sangue. Avrebbe potuto uccidermi. Non l'ha fatto. Ricorda il nostro sogno, George. Allora, io vi lascio con quest'immagine, perché mo troppo avanti con la lore, la stoppiamo qui, a parte screenshot. Bellissima st'immagine. Allora, lui è MODOK. Finalmente viene chiamato MODOK. E parentesi, qui in alto dove ci sta, qua gli metteranno una gemma. E sarà una delle gemme dell'intelletto, della sapienza. L'avrà lui, una delle gemme più importanti e cose varie. Che poi ce l'ha anche questa cosa fantastica, sia nella lore della Marvel, ma anche nelle gemme dell'infinito di Thanos in Marvel's Marvel vs. Capcom, lo ricordate? Ecco. Bene, raga. Io qua vi saluto, spero che il video vi sia divertiti a vederlo, a cosa, anzi è durato pure fin troppo, infatti credo che questo sarà più visto come live. Qui del 38, al prossimo video, passo e chiudo.